Un Arezzo lento, involuto, impacciato, batte di misura il Trestina in un amichevole che scontenta dal canto e a due settimane dall'inizio del campionato pone qualche interrogativo. A fine partita il tecnico Amaranto ha definito la prestazione dei suoi orribile, senza alibi legati ai carichi di lavoro, seppur intensi, degli ultimi giorni. Gli Amaranto si schierano in partenza con il 4-3 spurio, davanti il tridente Brunori, Belloni, Cutolo, con il capitano libero di accentrarsi e svariare dietro la punta, con Serrotti pronto ad attaccare la fascia. In realtà l'Arezzo gioca su ritmi bassi e le occasioni scarseggiano. La sterilità offensiva è in questo tiro di Brunori alto. In chiusura di primo tempo Cutolo fa fallisce un rigore fischiato per fallo di mano. La conclusione del numero 10 è potente ma centrale. Nella ripresa gli Amaranto rischiano anche di subire gol. Braccalenti calcia però debole addosso a Melgrati. La gara si sblocca al 27esimo. Bruschi si inventa un contropiede magistrale. L'ex Sassuolo salta netto Marconi. Accelera e dopo 50 metri di fuga offre l'assist a Persano, che in corsa la infila alle spalle di Cosimetti. Un gran bel gol firmato da due under. Finisce con una vittoria di misura che riporta in copertina uno degli uomini più in forma, quel Persano che nelle ultime uscite ha fatto vedere belle cose. Dal canto se lo tiene stretto, in attesa forse dell'ultimo innesto dal mercato.